Save Italy è questo l'appello lanciato dallo storico dell'arte Philippe Davero e a Firenze da Turisma, la 3 giorni dedicata alla promozione e comunicazione del patrimonio archeologico italiano. Dal Palazzo dei Congressi Davero ha ridiscusso la questione annosa e mai risolta della salvaguardia e della valorizzazione dei beni culturali, mentre Mezza Italia rischia di crollare dietro a degrado, incuria e malagestione. Pompei, che continua a sfracellarsi pezzo dopo pezzo, ne è il triste esempio. Ma in tutto questo, chi salverà l'Italia? L'appello va lanciato alla comunità d'Europa. Io rimango un europeista convinto. So che oggi è fuori moda credere all'Europa. C'è chi vuole fare lo zecchino genovese, c'è una francese che vuole andare a tornare a vivere con le mucche in Normandia, ci sono dei tedeschi che vogliono rimettersi l'elmo con le corna in testa, degli inglesi che vogliono bere solo birra. Cioè, l'Europa di oggi è in disfacimento per un motivo semplice, perché l'Europa non si può basare sulla moneta. Non è vero che la moneta è l'unico modo per creare una comunità. L'Europa si deve fondare sulle sue culture, sulla sua formidabile eredità culturale. E quindi l'Europa ha una certa responsabilità anche nei confronti dell'Italia. L'Italia non ce la farà mai a salvare Pompei. Pompei si salva se si inventa un piano Marshall europeo che serva a salvare Pompei. E se ritroviamo in fondo una sorta di identità e di unità su un progetto formidabile, che è un progetto di inventare il paese nel prossimo secolo. Siamo ancora all'inizio del secolo, forse ci si riesce. Non si sa se i milanesi ce la faranno a fare l'Expo, ma gli italiani ce la dovrebbero fare a salvare il loro patrimonio. Turismo è anche l'occasione di ridiscutere le opportunità che potrebbero arrivare dalla reale valorizzazione di un patrimonio, quello italiano, di inestimabile valore e fortemente attrattivo anche dal punto di vista turistico. Per tutelarlo e valorizzarlo serve conoscenza, ha ricordato il direttore della manifestazione Piero Prunetti, di fronte a una ricca platea di studenti. Insomma, conoscere l'arte per saperla difendere e curare. Conoscere i beni culturali, amarli, è alla base di qualsiasi politica e di qualsiasi futuro per il nostro paese, che è il più ricco al mondo di questi beni. Altrimenti parliamo sempre di petrolio, i beni culturali sono il nostro petrolio, ma alla fine diventa una frase retorica scontata, priva di significato. Parleremo naturalmente anche di valorizzazione, cioè di come questi resti, questi monumenti, lei ha citato il caso del teatro, ma potremmo citarne anche molti altri, possono entrare, se vogliamo, all'interno del tessuto urbano, diventare anche modi per, come dire, incrementare l'economia, no? Questo turismo culturale che noi tutti ci auspichiamo, soprattutto per questa terra particolarmente bella, possa essere la spina economica dello sviluppo. Philippe Daverio infine ha detto la sua anche sulla triste pagina scritta ieri a Roma da alcuni tifosi olandesi prima della partita di Europa League contro la squadra giallorossa. La fontana e la barcaccia del Bernini, appena restaurata, è stata presa d'assalto e danneggiata, resa una pattumiera di rifiuti. Un calcio, sì, ma alla civiltà. A Pamplona, prima di scatenare i tori durante la festa, li mettono in un recinto. Io reputo che gli olandesi ubriachi vadano messi in un recinto. Cioè, lasciarli correre in giro per la città è un gesto di assoluta irresponsabilità sia dalla parte dell'amministrazione locale, del sindaco, che da parte dell'amministrazione nazionale, il prefetto. Cioè, quello che è successo ieri a Roma è gravissimo, noi non ce ne rendiamo conto a sufficienza. È vero che hanno distrutto un pezzo di barcaccia, si può riparare tutto, ma non è neanche corretto che una città finisca in mano a un gruppo di ubriachi che, essendosi riempiti di birra e di passioni calcistiche, vanno a distruggere la città. Dobbiamo avere coraggio di reagire. La cosa strana è che a casa loro non lo fanno. Allora, se a casa loro non lo fanno, vuol dire che l'immagine che l'Italia ha trasmesso di se stessa è l'immagine di un paese in fase di smontaggio. Si sentono di fare delle cose qua che a Londra non le farebbero mai, a Parigi non le farebbero mai, perché sanno che ci sono i CRS, li fanno neri mentre ci stanno pensando, non dopo averlo fatto. L'Italia è il ventre molle, e con questo ventre molle deve fare un po' di ginnastica per rifare i muscoli addominali.